Ciao a tutti, questo l'avete già visto, è la toilette Malm d'IKEA. Aspettavate la sorpresa e se mi volete seguire, questa è la sorpresa. Sì, la cassettiera Malm d'IKEA. Qui nella toilette vi faccio vedere, magari nella seconda parte. Ho deciso di dividere il video in due parti per non farlo venire troppo lungo, e poiché ho già fatto il video, un'anteprima della toiletta, faccio così, dai. E allora partiamo da qui. Qui, come vedete, ho messo, diciamo, dei soprammobili. Ho messo questa confezione regalo di MAC, edizione limitata, che avevo preso un bel po' dopo Natale, con un primer, un rossetto e una tinta labbra, così carino che si vede. Questo l'avevate già visto che era sulla Malm, vabbè, sulla toilette, perché si chiamano tutte e due Malm, mi confondo. E facciamo così che levo, perché poi non so se la conoscete. Sotto c'è il porta oggetti, il porta, diciamo, bigiotteria. E qui l'avevate già visto, un porta, si sì, importa, è una scatola con i pennelli. Questo è cofanetto di Benefit, fatto a forma di roulotte, dove dentro ci sono tre prodottini, che non so se riesco ad aprire perché è durissima. E infatti, facciamo che ve lo faccio vedere un'altra volta. Allora, vado, però allora, questo è lo specchio, e qui ci sono, diciamo, tutte le mie bigiotterie, che infatti è bigiotteria perché di argento c'è quasi niente, e mi piace tantissimo perché prima avevo tutto dentro delle scatole, almeno me le sono un po' sistemate. E comunque, quello che mi interessa di più penso che siano i trucchi make-up. Allora, incominciamo col primo cassetto. Dunque, ho levato per voi tutte le scatole, perché io sono, come tante, malata, che devo tenere tutte le scatole, però le ho tolte perché sennò avremmo perso un sacco di tempo. Allora, incominciamo. Qui praticamente ho tutti, forse quasi tutti, i blush illuminanti. Terre pochissime, perché le uso pochissimo, però sono fissata con abbastanza con illuminanti e blush. Come palette ho questa qua, Natural Face di Too Faced, che penso che conoscete quasi tutti perché è famosissima. Adesso non riesco a aprirla, perfetto. Ok, va bene, lo specchio ve la giro così, che vabbè, ha il blush, illuminanti, la terra, non mi ci perdo perché sennò ci mettiamo 3 ore. Poi aspettate, allora facciamo così, vi faccio vedere poi come altra palette. Ho questa qua di Kat Von D, di Metal Crush. Qua non l'ho mai vista, su YouTube non ho mai visto nessuno parlarne. Questa qui spero che si vede bene, bellissima, come vedete ancora in tonsa, anche questa. A volte proprio dispiace toccarne. Questa l'avete vista nei regali di compleanno di Smashbox. Poi, allora, palettine mono. Ecco, ho già sbagliato. Wow Glow di Mesauda. Questo, che tra l'altro io furbamente ho preso questo, che è nella colorazione Ethereal.
E poi era anche qua. E vabbè, semmai questo poi lo regalerò. Ho già perso una plastichina, lo stesso. Allora, poi qui vi ho fatto vedere questa cipra sì illuminante di MAC, che era in edizione limitata, sempre della stessa serie che vi ho fatto vedere prima. Ho preso un po' di cosine di questa serie qua, con la scatolina trasparente, tutte le stelline. Il pack è bellissimo, tutto luccicoso. Questa è la cipria, può essere usata come cipria, sì, perché non è tanto luminosa. E poi vediamo. Questa è un'edizione sempre di MAC, però non mi ricordo anche questa il nome. Ah no, una aspettate, scusate, una è un blush e una è una terra. Infatti questo è il bronzer. Questo qui. Questo è il bronzer. E qua dietro dovrebbe essere il blush. Tutte queste confezioni dure. Poi scusate le mie unghie, ma mi si stanno sfaldando a tutto andare. Non riesco di mettere lo smalto. È un bronzer un po' luminoso, è praticamente diviso tipo in obliquo, così. Oddio, i pack mi sembrano un po' delicatini, questi prodotti. Allora, poi, questa che mi sembra che l'avevate vista in un haul di Nairo Leari, lo stesso, questo è un bronzer, fatto così col fiocchettino. Poi vabbè, ovviamente all'incontrario per non specchiarvi. Questo è un blush di Puppa, che blush che poi è luminosissimo. Secondo me è un illuminante più che un blush. Della collezione Candy Punk, uscita un po' di mesi fa. Poi questo Candlelight di Too Faced, sempre. Oggi non riesco a aprire le confezioni, benissimo. Ok, ce l'ho fatta. Anche questo è doppio. Questo, ad esempio, è poco illuminante. Boh. Dovrebbe essere un illuminante. Poi questa palettina di Revolution. Spero che non specchia. Comunque, me la apro. Queste poi non ne parliamo, durissime. Fatta arcobaleno, vabbè, tanto non ha lo specchio. A vederla così è carinissima. Poi se è pigmentata non lo so. La cerchiamo di velocizzare perché siamo appena all'inizio. Poi questa qua di Earth Revolution. Questa qui. Poi questa tutti i frutti di Too Faced. Ecco, mi ricordo, meno male che si apre da una parte con specchietto, così a cavolo, non mi ricordavo che si era rotta. Sì, infatti, non ricordavo più. Ma ci picchia. Poi questa qua, lo stesso, mi sembra che l'avete vista, non mi ricordo quando. La mini, proprio mini bronzer lighter di Bytery. Poi questa di Nai Oleari, che ti pack, eh? Via. Questo è un blush. Molto bello. Questo l'avete già visto, il bronzer di Benefit Hoola. Ma sì, lanciamo tutto. Questo che per me è un po' scuretto, però. Poi questa palettina era in una box di Look Fantastic della Bella Pierre. Poi qui ho una di Revolution. Ho tutte queste plastiche. Oggi le lancio, le butto via. Questa qua. Questa è low cost. Poi niente, mi sembra che ci rimane questa di blush, palettina di Revolution di blush, dovrebbero essere questi due illuminanti. L'ho usata qualche volta.
E poi una correttiva di Revolution, sempre durissima anche questa, fanno di quei pack loro che sono incredibili. E questa qua è quella correttiva con i verdi, viola, tutti i colori, poi vabbè correttore, poi vabbè si sa, il verde per la Cooper Rose, il viola per... Oddio, per illuminare mi sembra, se non ricordo male, comunque correggetemi e fatemi sapere cosa volete vedere qua, se volete un video dei prodotti tipo, che ne so, tutti i tuoi blush, tutti i tuoi illuminanti, fatemi sapere, che magari lo so, volete anche che provo qualcosa. Adesso lasciamo così, se no andiamo più. Questo secondo cassetto un po' così, con cose un po' a caso, e niente, rossetti che avete già visto nei regali di compleanno, Barbie, MAC, Mulac, qua c'è una spugnetta di puro B, o quella viola con quella piccolina, qua un'altra spugnetta, vabbè, Beauty Blender, questo è un cofanetto di rossetti di Kat Von D che mi era stato regalato, mi sembra, Natale di 2 anni fa. Praticamente il colore del pack che vedete esternamente è quello del rossetto interno, tipo questo che è grigio anche dentro il rossetto e così via. Praticamente sono tutti così. Questo è magari quello un po' meno portabile, però era così, era, vabbè, poi è stato un regalo, adesso lo appoggio un attimo lì. Questo è un porta gloss perché è lungo. Una volta avevo anche il porta rossetto. Vabbè. Poi qui ho questo piccolo kit di rossetti di Mesauda in miniatura, lo stesso, questi corrispondono al colore del Bullet. Questa è la scatola vuota della mia Beauty Blender di Nabla, e queste sono le matite che avevate visto in omaggio con un ordine su Douglas, con un tot di acquisto di prodotti Mesauda. E questa non ci stava sopra, non ci stava sopra, è un illuminante di iHeart Revolution. Tra l'altro, ok, non riesci ad aprirlo questo qua, addirittura devi stare attenta perché ti rimane in mano. E questo qui è a forma di cuoricino, così carino. Poi dovrebbe essere, se non erro, una copiatura di Too Faced. E questa qui, che non l'ho mai vista su YouTube, è una palette che avevo preso dopo Natale, con 3 palettine dentro per gli occhi. E forse c'è anche qualche cosa tipo bronzer, blush, illuminante. Questa qua vi riservo che sotto nei commenti voglio sapere se volete vederla nel dettaglio. Così ho qualcosa da far vedere, visto che adesso per un po' è meglio che non compro. Questo è il cassetto più, non lo so, in un certo senso più bello. È un po' scuretto come cassetto, però. E andiamo a vedere nel dettaglio qua dentro, che praticamente, allora, qui ho dei primer. Ho un primer di Cetaré che è biologico. Poi, adesso non mi entra più. Poi il primer di Neve Cosmetics, poi ho il primer di Puppa che avete visto, bene, spero, in haul, e quello di MAC. Poi un campioncino di Smashbox che mi hanno omaggiato, che ho preso, questo qua, che è una novità di Smashbox, Vitamin Glow. Dovrebbe essere una formula in gel che dovrebbe andare bene per l'estate. Poi qua il mio fondotinta. No, questo è un altro primer, questo è di Nika. Allora, poi fondotinta abbiamo, allora, piccino, però 30 ml, Filorga. Avon, che penso che butterò perché ci avrà almeno 5 anni. MAC, Studio Fix Fluid SPF 15. Scusate,
E questo di NYX, il Can't Stop, questo qui. Poi questo, anche questa è una marca che non ho mai sentito, un brand, Pierre René, questo qui, non ho mai sentito parlarne. E questo di Eteria, sono praticamente tutte nuove entrate. Rimetto qua il primer. Sì, questo è bellissimo perché si solleva sotto, ho dei blush, ho acquistato, e dove vai? Questo della linea edizione, sì, edizione limitata di MAC, che penso che ormai non si trova più. Poi, no, quello l'ho detto, è illuminante, sì. Questo è il blush, e quello, il blush tipo effetto gommoso. Io lo chiamo così. Questo invece è della linea classica permanente di MAC, nella colorazione Blush Baby. Poi vabbè, qui ho altre cosine, che se no non finisco più. Qua ho dei, qua ho i correttori puro bio, qua ho una lacca di neoreali, qua ho un illuminante in stick, penso che sia l'unico di tutti i frutti di Too Faced. Poi qui ho delle mini taglie, qui ho i rossetti di Diego Dalla Palma abbinati con le matite che avevate visto nei regali di compleanno. Qua ho un po' di gloss di diversi brand. Ho cercato di mettermeli un po' più in qua, quelli un po' più vecchi, e più in là quelli più nuovi, perché così mi viene meglio, li vedo prima e consumo prima, spero. E qua di mascara, tipo il Monsieur, sì, Big di Lancôme, il Better Than Sex di Too Faced, poi Diego Della Palma dovrebbe essere questo, sì, poi questo qua, il Mesauda. Peccato che sono, a parte quelli di Too Faced, sono tutti neri. Ah, qua ho un altro fondotinta che mi dimenticavo, ma è la Perfect Dark Fan. Questo qui antimacchie, fattore di protezione 15. E qua dietro, vabbè, questa è la scatola del primer che è vuota. Qui delle cose, delle scorte. Qua ho questo cofanetto di Fenty Beauty dove c'è l'illuminante, un gloss, ma non è quello che è uscito recentemente. Non so se è uscito l'anno scorso questo, forse anche prima. Poi andiamo. Cosa manca? Le palette. Allora, partiamo. Come sono lasciata la scatola vuota per ricordarmi il nome della palette e poi per fare in modo che non si muovono, perché sennò si muovono tutte. Allora, Tarte Nine Forest of Sea. Questa è la scatola che adesso elimino e vi faccio vedere la palette, che è pesante ma bellissima, se riesco a aprirla, come tutte le cose. Ok, anche qui la plastichina, purtroppo non si apre più di così. Questa è la palette, cioè è talmente bella che non ho il coraggio di toccarla. Vedete, ha parecchi glitter, è bellissima, mi piace da morire. Comunque, cosa sia, appunto, che pesa un casino, pesa pesantissima. Va bene, ora andiamo un po' più veloce. Poi, allora, la Urban Decay Distortion, questa spero che non faccia qualche brutto riflesso, magari apriamola. Oh, questa si apre un po' meglio. Questi sono i colori della Distortion, questi qui. Poi andiamo avanti. Ah, questa alla fine l'ho lasciata nella scatola. La palette di MAC, come vi avevo fatto vedere, illuminante bronzer. Questa qui, purtroppo non mi ricordo, Woman, boh, mi sembra un nome del genere. Io ho il vizio di tenere non solo le scatole, anche le plastichine. Allora, copriamo lo specchio. Questa è la palette, con colori un po' sul neutro, un po'
celestino, così. Va bene, chiedete, chiedete nei commenti, perché sennò qua davvero ci stiamo 3 ore. Allora, la sul blooming, che penso che conoscete tutti, che è questa. Questa qua è la sul blooming. Poi, ho saltato qui, vabbè, la Dreamy, anche questa, chi non la conosce, è la prima palette che ha fatto Nabla. Questa l'ho usata, anche se non si vede, però un po' l'ho usata. Ok, poi la White Peach, ecco, ho detto intanto me la apro, vabbè, la White Peach, questa c'è le peschine qua, questa qui. Solo che forse era meglio che prendevo la suite, perché è opaca, invece non so, mi è girata di prendere questa. Poi le palettine di Mesauda, la Golden Roses, e plastichina, via. Queste purtroppo non si aprono del tutto. Questa qua, la Golden Roses. Poi la Glam Eyes, questa mi sembra che l'avete vista poco tempo fa, è plastichina, sto facendo tutti, ma non saprei qual è più bella delle due, dipende dai gusti, poi le devo provare, le devo usare, mi devo mettere lì e farvi qualche look prima che me le chiedete, infatti è strano che non me l'avete ancora chiesto. Brave, brave, avete capito che non sono brava. Ah, questo ho tenuto la scatola per ricordarmi il nome. Tutti i frutti, vabbè, di Too Faced, come praticamente il bronzer. Questa qua, bellissima, dai. Poi si apre da una parte. Ecco qui, specchietto, e vai. Toni, ovviamente, del viola. E vabbè, poi si va a schiarire con dei toni neutri. E questa. Poi, allora, NARS. Questa qui. La Inited. Oddio, sul sito di Sephora mi sembra un po' più carina. Ha tutti questi glitter. Poi anche questo dovrebbe essere matte, però... ma va. Poi questa qua di NYX con dei toni del lilla, quando l'ho vista, ma mi sa che non l'ho ancora aperta, vabbè, mi sa che è ancora da aprire questa, comunque qualcosina si vede, lilla, mio colore preferito, no, continuiamo queste con le... allora, praticamente, come avete capito, palette medium high cost, e continuiamo da sta parte, perché qua poi ci sono quelle low cost. Allora, vabbè, mettiamoci la Felan di neve, vabbè, non ve la sto a far vedere, dai, la Sweet Peach, poi ho questa palettina di Love's Nature, dai, faccio vedere giusto questa, che magari non la conosce nessuno. Questa è naturale, perciò una volta che la incomincio poi la devo finire. La Fenty Beauty Moroccan, aspettate, Spice, bella, col pack viola così, questi fiori. Anche questa, mannaggia, non si apre più di così. Glitterata, un po' matte, un po' così. Ok. Questa, non ditemi che è da bambina, per favore, perché ce l'hanno avuta tutti, io l'ho presa quasi a pelo questa, cioè, è bellissimo il pack, potete dir di no. Oh, si piega anche questa, sì, le devo usare assolutamente, bellissima, dai. Ok,
E vabbè, queste le avete già viste ultimamente, non ve le faccio vedere, è lo stesso. Chi non le ha viste, che non guarda i miei video, fa male, deve andarsene a vedere. Ok, poi allora andiamo su Revolution. Questa qua è la Forever Fellows Optimum, sì, il mio inglese è Optimum. Ho fatto la battuta. Questa è la palette. Un po' di tutti i colori, c'è anche il lilla, ve lo dirò fino allo sfinimento, che è il mio colore preferito, finché non lo capite. Questa è la Cannabis, allora, Revolution Child con Cannabis Sativa. Questa qua, c'hanno questo pack che, mamma mia, dilatta così. È quella con tutti i toni del verde, glitterati, un po' sì, un po' no, un po' matte, non so cosa vuol dire un po' sì, un po' no. E l'ho detto io, boh. Anche questa penso che la conoscete, anche questa mi garba, anche se non amo tantissimo il verde, però, ma sì dai, una un po' diversa. Questa è una palettina di Essence che avevo preso, che non mi piace niente perché non scrive proprio. Mi sa che la declattererò. Oddio, sono incastrate. Questa è stato un omaggio per un milione di. Me lo dite voi, grazie, non me lo ricordo. Questa, toni un po' sul bordeaux, marroncino, rosino, beige. Ok, questa è stata, mi sa, la mia prima palette dopo una vita e mezzo. Cominciamo con la tosse di Bottega Verde, che è questa qua, che assomiglia un po' a una Naked, se non sbaglio, vero? Poi fatemi sapere nei commenti. Voglio sapere cosa volete vedere, nel dettaglio. Ok, poi questa l'avete già vista, la palette di Lancôme. Poi mi devo abbassare qua, una scatolina. Praticamente questa è tutta una serie di oddio, mi viene da dire scatole, di contenitori scomponibili, proprio che si staccano, che qualcosa dentro alla cassettiera della toeletta. E in pratica qui ho degli ombretti singoli che, come vedete, mi piacciono più le palette. Allora, purtroppo qua il cassetto più di così non si apre. Ah, mi sono dimenticata qualcosa di togliere le scatole. Allora, questa qua di Nayeolee Ari, questa di MAC. Facciamo semmai poi un video con questa qua, così ve la faccio vedere bene. Poi questa qua di Art Revolution, che è durissima, io ci provo, ma ogni volta ho paura che mi vada intera. Niente, lasciamo perdere. Facciamo che tiro fuori tutte e tre. Queste qua molto low cost di Revolution. Praticamente sono la Reloaded. Sì, ciao. Allora, Ultra Contour Light Shade. Questa? Anche queste Iconic Vitality. Ah, questa praticamente dovrebbe essere un dupe di una palette che adesso mi sfugge il nome, mannaggia. Vabbè, allora, poi questa che me l'ha stata omaggiata con un ordine. Questa qui è la Sofix, sono tutte di Revolution, ma è Makeup, Revolution Pro, anche questa mi era stata omaggiata con un ordine. E questa è la invece Maestrom di Delanci, che questa l'ho comprata io su Amazon. Anzi, veramente mi correggo, che se no la persona che mi sente me le dà. Mi è stata regalata questa qui, con questo rosso glitteratissimo. Però bella. Metto un attimo così e andiamo sotto, poi metto a posto dopo. Qua praticamente è macello, nel senso che qui devo mettere a posto, perché
Non sono tutti qua gli smalti che ho. Ho questo contenitore, scusate se lo vedete ingiallito, ma avrà 12 anni e ha preso di tutto. E praticamente ho altri smalti, tutti quelli che ho comprato quest'anno. Però non so come, mi ci vorrebbe un contenitore che mi prende tutto il cassetto qua. Questo l'avete già visto, era in omaggio con dei prodotti, anche questo l'avete già visto, questo l'avevo comprato. Questo è un kit con smalto Top Coat di OPI. Questo è un asciugasmalto di Sally Hansen. Hansen, sì, mi sembra di sì. E andiamo all'ultimo cassetto velocemente. Qui ho questo cofanetto di Estée Lauder con un mascara, una matita viola e una mini palettina di ombretto, un fard, un blush, vabbè. Scusate, farda si diceva una volta, adesso si dice blush. Carinissima questa qua. Poi sì, è questo, ce l'ho ancora dentro la scatola. Ve lo ricordate che avevo fatto un haul con questo? Aspettavo di farvelo vedere qua così per poi disfarmene, cioè disfarmene, nel senso che lo apro, lo smonto così, e lo uso. Questo l'avete visto, con i pennelli di Color. Queste le ho oddio, pettinata così. Queste le ho recuperate. Ah no, che mi escono tutte. Sono delle pochette tipo matrioska di camomilla che avevo preso 2 o 3 anni fa a Esselunga. Poi qua dietro ho una pochette con no, i prodotti li ho già messi a posto. Di Mesauda. Poi allora ho quasi finito, ragazzi e ragazze. Allora, questo Marc Jacobs, un regalo di Natale di non di questo, quello prima, con dei rossettini. Me ne appoggio un attimo intera. Questo sempre di quella serie che vi dicevo prima, la pochette, i prodotti li ho tolti, si vede comunque anche così, una pochette di MAC, con i prodotti di MAC, mascara, due ombretti, e questo ve lo faccio vedere velocissimamente, anche questo me lo sono accaparrato proprio a botta di pip, perché dopo che l'ho preso io non c'era più, praticamente con tutti i rossetti della collezione, così con il pack corrispondente al bullet dell'interno, come quelli che ho detto prima, così bellissime. Questa qua l'avevo già vista tipo 2 anni fa nella scatola di cartone che la volevo, e meno male che non sono riuscita a prenderla, perché così adesso è qua dentro e questa pochette è stupenda, poi viola. Cioè, e niente, e con questo ho finito. Spero che siete contenti della sorpresa, che non vi ha deluso. Era questa la grandissima sorpresa. Fatemi sapere nei commenti. Un bacio, ciao.